Serrata dei laboratori d'analisi siciliani e degli studi di radiologia, da oggi a tempo indeterminato. Sale d'attesa vuote, rabbia e animi in fiamme questa mattina tra i cittadini che arrivando agli sportelli dei laboratori clinici si sono visti rifiutare le prestazioni in convenzione pubblica. Nessun esame del sangue, nessuna analisi delle urine e nessun controllo raggi X è stato effettuato all'interno dei centri. C'è chi addirittura ha trovato i cancelli delle strutture chiusi, come nel caso del laboratorio Locorotondo di via Carducci. Immediata la protesta e la frustrazione tra i futuri del Servizio Sanitario Nazionale che hanno visto ledere un loro diritto fondamentale. Tutta l'Italia va allo spaccio, non c'è niente da fare, vedi, i laboratori pochi finanziamenti non possono lavorare. La cosa pubblica che funziona un pochino non la fanno lavorare, in ospedale li devono adeguare gli ospedali perché non c'è niente a che fare, se non l'adeguano non possono chiudere i privati che non vogliono dare finanziamenti e questa è tutta l'Italia che poi si sa come va tutta l'Italia. Purtroppo abbiamo avuto l'ultimo quarantenne dopo la guerra finora, una politica che ha pensato per le tasche proprie, non per amministrare la cosa pubblica, perciò tutti vanno in politica per arricchirsi. Cosa ne pensate voi? Posso dire, io sono di Capodorlando, quindi sono da qua apposta perché lì non ci sono enti. Arrivare qua e trovare chiuso è veramente, sicuramente non serve, ecco. A noi cittadini, poi i sindacati, figurati se sono degli enti che funzionano. Se l'Assemblea regionale siciliana dovesse approvare i tagli, i laboratori potrebbero decidere di uscire dal sistema di accreditamento con pesanti conseguenze economiche per le tasche dei cittadini. I servizi infatti potrebbero lievitare il loro costo e portare ad aumenti fino a 5 volte il prezzo attuale delle prestazioni. Perché la mia dottoressa vi spiegava che sono stati fatti i tagli per gli enti delle analisi, è vero, è vero, è vero. Pazienza, noi possiamo pazientare. E non si sa quando finiscono. No. Per tutti i laboratori. Contro la sanità in Sicilia. Un settore ampio che conta 7.000 dipendenti e che ora sarebbe a rischio. Per molti laboratori, infatti, la messa a regime delle nuove tariffe significherebbe il fallimento delle strutture cliniche, oltre che l'impossibilità per le strutture di radiologia di erogare prestazioni di alta specialità con gravissimo danno per la salute dei pazienti. Chi vi scrive è una professionista madre di famiglia che dal 1980 in maniera coscienziosa porta avanti una struttura in una borgata palermitana, è quanto si legge in una missiva inviata alla redazione di Live Sicilia. Ho dei dipendenti che vivono di questo lavoro e se dovessi decidere per la situazione che si prospetta di licenziarli, preferirei chiudere per sempre.